Io direi che per affrontare un tema importante come la libertà possiamo riprendere, visto che siamo proprio oggi qui anche per festeggiare il centenario di Italo Calvino, riprendere un po' il suo pensiero, la grandezza del suo pensiero. Io mi faccio sempre alle lezioni americane, perché in quelle lezioni americane Italo Calvino ci ha spinti un po' a ragionare sul tema del conflitto, perché la realtà secondo Calvino si poneva appunto in una sintesi tra opposti, quindi non soltanto leggerezza ma anche gravosità, pesantezza, non soltanto rapidità ma anche lentezza, non soltanto coerenza ma anche incoerenza. Quindi il messaggio che troviamo in fondo a questo libro è un po' quello dell'accettazione anche della diversità. Sicuramente siamo in un momento di grande analisi di quelle che sono le possibilità scientifico-tecnologiche, ma è evidente che esistono anche dei limiti in questa ricerca scientifico-tecnologica, lo vediamo anche nel dibattito sull'intelligenza artificiale, perché esistono dei limiti legati per esempio all'etica, a quella che è un po' la finalità ultima di questa tecnologia. Se la tecnologia non ci aiuta ad affrontare le grandi tematiche legate all'umanità, quindi la sostenibilità, quindi per esempio una più equa distribuzione delle risorse a livello planetario, chiaramente quella ricerca scientifica perde un po' di senso. Il vero scienziato è quello che cerca l'equità e quindi la libertà per tutti quanti.